primo dei sei finalisti dell'artista che non c'era, Petramante. Prima parlavamo dei primi passi dell'Isola che non c'era, anche i primi passi bene o male nostri da musicisti, era paradossalmente anche più facile, nel senso che comunque c'era più di un supporto, più di un'occasione. Questa cosa insomma di vivere in un posto in cui non ci sono locali per suonare, in cui non c'è anche un giro di artisti che vengono da fuori a portare idee nuove. Cioè la seconda cosa è negativa, nel senso che generalmente grandi artisti o comunque anche gli artisti un po' indipendenti che seguiamo noi, Orvieto, non ci arrivano, si fermano a Perugia, insomma, come Eboli. La devo dire, sono moltissime donne in questo vero. Ed è, guarda, una cosa quasi unica. Ragazze raramente poi suonano in un gruppo, cioè, ci sono delle dinamiche che ancora non ho ben capito, perché poi alla fine le scuole di musica sono piene di ragazze. E la cosa divertente nostra è che abbiamo passato molte selezioni, siamo arrivati in finale per molti concorsi, ma non abbiamo mai vinto niente. È un messaggio subliminale. Sì, tante targhette e tanti complimenti. Ma dissero quel giorno prima di perdere. No, cioè, i concorsi sono sempre belle occasioni, perché comunque incontri altri musicisti, ti confronti insomma con gente dell'ambiente che ne sa, e quindi è un po' un modo anche per uscire, per fare viaggi, è sempre insomma una bella cosa. Dai, Petramante, è tutto. Milano. Milano, Italia. Grazie.